Scorreva l'anno 2007 e di punto in bianco un nuovo anime fece capolino nella programmazione Mediaset del primo pomeriggio. Non ricordo se si sostituì a Dragon Ball, a Naruto oppure a Lupin, ma sta di fatto che mi stregò completamente. Era Hunter x Hunter. Sì, lo so che nel titolo si parla di altro, e infatti parleremo di altro, visto che di Hunter x Hunter ne abbiamo già discusso, ma il punto di partenza è proprio questo. Hunter x Hunter per me fu qualcosa di semplicemente fantastico, perfetto in ogni sua sfumatura, degno di un posto d'onore nel pantheon dei miei cartoni preferiti in assoluto, quando un giorno venni a sapere che esisteva un altro anime tratto da un altro manga dello stesso autore di Hunter x Hunter, più vecchio, meno blasonato e forse persino più strano di Hunter x Hunter, Yu degli Spettri. Così, non senza fatica, recuperai tutti i 112 episodi e rimasi letteralmente senza parole. Yu degli Spettri, scritto e illustrato da Yoshihiro Togashi, esordì con il primo capitolo su Weekly Shonen Jump il 3 dicembre del 1990, per terminare 4 anni dopo per un totale di 175 capitoli, poi raccolti in 19 tankobon. Nel 92 lo studio Pierrot si occupò della trasposizione animata, che arrivò da noi in Italia sulla 7 in seconda serata nel lontanissimo 2001. La storia segue le curiose vicende del 14enne Yusuke Urameshi, un bullo che adora mettersi nei guai, non ha rispetto né per le regole né per le autorità ed ha un discreto talento nell'azzuffarsi. Ma sul più bello, proprio nel primo episodio, Yusuke muore travolto da un'auto per salvare un bambino che giocava a pallone in strada. Questo sacrificio insolito, visto il caratteraccio di Yusuke, getta scompiglio nel mondo dell'aldilà. Infatti la sua morte, oltre ad essere imprevista, si rivela anche inutile dal momento che il bimbo sarebbe sopravvissuto lo stesso. Così il giovane principe Emma decide di dare una seconda occasione a Yusuke, permettendogli di ritornare in vita e nominandolo detective del mondo degli spiriti, una specie di poliziotto incaricato di risolvere situazioni critiche tra il mondo umano e quello dei demoni. Indubbiamente si tratta di un viaggio verso la maturità, il viaggio di Yusuke attraverso la consapevolezza dell'aldilà, la consapevolezza di se stesso e la consapevolezza di quello che è destinato a diventare. E questo noi lo vediamo tramite l'evoluzione dello storytelling, dai toni leggeri e simpatici dell'inizio che corrispondono alla situazione di partenza di Yusuke, si passa a toni drammatici, cupi e violenti, dove il sangue e la morte abbondano. Se in principio Yusuke sembra il classico bravo ragazzo che combatte contro le forze del male per proteggere l'umanità, ecco che pian piano iniziano ad apparire antagonisti sempre più ambigui, personaggi dotati di spinte morali travolgenti e di ideali non così facilmente condannabili, come la ricerca del potere, l'odio per il genere umano oppure l'indifferenza per il valore della vita, sia umana che non. Tuttavia, nonostante questo incedere tetro e forse non così adatto ai ragazzini, l'opera riesce sempre ad alternare un lato simpatico e divertente, che si concretizza in tutti quelli che sono i rapporti tra i personaggi principali. E in effetti, i personaggi sono il vero punto di forza, secondo me, di Yu degli Spettri. Osservando i personaggi principali, è abbastanza palese notare alcune influenze di capolavori precedenti, ma se questi possono sembrare il classico gruppetto tipico di ogni shonen, in realtà non è assolutamente così. Si tratta di personaggi estremamente differenti tra loro, ognuno dotato di mille sfumature stilistiche che ricreano perfettamente la sua personalità. Ma la cosa che li distingue davvero, rendendoli unici, è che sì, loro compiono le tipiche imprese degli anime, come allenamenti devastanti, salvataggi impossibili e tornei sanguinari, ma c'è sempre un particolare focus su ognuno di loro, una specie di lente d'ingrandimento che ci fa capire chi sono, cosa provano e come vedono gli eventi che vivono. Yusuke viene dissezionato in ogni suo lato, così come Yei, Kuwabara e Kurama. Ognuno di loro riesce spesso e volentieri a ritagliarsi un piccolo spazio da protagonista alternativo, quasi. Ed è proprio questo focus che rende Yu degli Spettri qualcosa di meraviglioso. Nonostante tutti questi personaggi siano inseriti in un mondo estremamente classico, in una narrativa tipicamente shonen, non smettono mai di sembrare persone vere, con particolari pensieri, motivazioni e soprattutto difetti. Loro non affrontano ogni sfida con quel sorriso sulla faccia tipico degli eroi finti, costruiti ad hoc, ma si disperano, sbattono i pugni a terra, provano rabbia e frustrazione.
In questo tipo di storie, ad ogni nemico sconfitto segue un nemico più potente e più malvagio, è la base della narrazione di genere shonen, ma Yusuke e gli altri non sempre si dimostrano eccitati e contenti, alcune volte cadono nello sconforto più totale, e se ci pensate, questa è la reazione che avremo tutti quanti noi di fronte a un'escalation di problemi sempre più gravi e sempre più difficili da risolvere. Insomma, una reazione umana. Sono proprio questi dettagli a rendere spessi i personaggi. A volte ci sono interi episodi dove la trama non avanza di un passo, ma in cui noi pubblico ci ritroviamo a passare del tempo con ognuno di loro, osservando le loro interazioni, i loro rapporti e persino le loro paure, passando da scene di combattimento a semplici scene divertenti della quotidianità. Personalmente, credo sia questa attenzione maniacale ad ogni piccolo dettaglio quella che valorizzi così tanto i personaggi. Il complicato rapporto di Yusuke con se stesso, la situazione familiare di Kurama, le ambizioni di Yei, l'apprensione di Kuwabara, tutte queste sfaccettature sono importanti allo stesso modo. Persino i personaggi molto più secondari sono caratterizzati così, come Itsuki o la squadra di Toguro del torneo. Insomma, tutti questi piccoli accorgimenti nella scrittura dei personaggi mi hanno fatto davvero amare Yu degli Spettri. Alla fine della fiera stiamo parlando di un battle shonen in cui i personaggi si sfidano in battaglie violentissime, dove rischiano la vita, ma la profondità e l'attenzione sono sempre costanti, sia durante i combattimenti che durante le scene più semplici e più leggere. E sapete qual è il risultato? Un ritmo perfetto che non ti rende mai impaziente per le lotte, cosa che pochissimi anime di questo genere possiedono, anzi, riesce ad apprezzare persino i momenti di calma piatta. Lo scrittore australiano Ian Irvin, nel suo blog personale, scrive che per creare dei personaggi avvincenti occorre seguire una tabella di 55 punti, e uno di questi, uno dei più importanti, è il renderli più umani possibile, ed è proprio quello che Togashi ha fatto con Yu degli Spettri. Ogni personaggio è unico e la sua unicità si riflette persino nel suo stile di combattimento. Dalle strategie lente e calcolate di Kurama agli assalti alla cieca di Kuwabara, in questo modo quello che noi spettatori otteniamo è una varietà immensa di battaglie diverse, con poteri ai limiti dell'assurdo, come quello di Itsuki di spostarsi tra le dimensioni, o quello macabro e orripilante di Toguro Maggiore, in grado di mutare forma e di rigenerarsi all'infinito. Se devo essere sincero, credo che la cosa più bella delle lotte di Yu degli Spettri sia il fatto che queste abbiano sempre una perfetta contestualizzazione all'interno della storia, una contestualizzazione che le rende cariche di significato. Prendete per esempio il torneo delle arti marziali nere, non solo i protagonisti sono obbligati a partecipare contro le loro volontà, ma agli occhi del pubblico sono addirittura i cattivi, quelli da eliminare, destinati a scontrarsi contro demoni di ogni sorta e anche contro i trucchi e gli imbrogli di alcuni ricchi corrotti. Questa continua situazione di svantaggio rende ogni vittoria un traguardo e ogni sconfitta una sofferenza, fino alla climax finale, lo scontro con il team di Toguro. Ed essendo la battaglia finale, noi abbiamo avuto modo di conoscere ogni singolo atleta per poter comprendere cosa significasse ogni suo singolo duello. E c'è poco da dire, il duello tra Yusuke e Toguro Minore è forse uno dei più belli e dei più magnetici non solo dell'opera, ma di tutti gli anime di questo tipo. Però anche la componente visiva gioca la sua parte, moltissime lotte sono caratterizzate da un'animazione frenetica, con un'alterazione elastica volutamente sproporzionata dei corpi e delle facce, a simboleggiare la potenza dei colpi e il dolore delle ferite, insomma un dinamismo martellante che vuole dipingere la violenza in ogni suo aspetto. Senza contare i giochi di luce che si compongono, delle vere e proprie esplosioni cromatiche che però riescono sempre a dare anche una carica emotiva alla scena. Fin dai primi scontri, l'anime riesce a trasmettere su schermo quelle sensazioni spaventose e grottesche che caratterizzano le lotte. Ad esempio, nella battaglia tra Yusuke e il dottore, ci immergiamo in una penombra molto tangibile e il buio crea strani effetti di chiaroscuro, in contrapposizione alle vetrate illuminate, effetti che danno un tocco di horror al tutto, un'atmosfera drammatica perfetta. Se pensiamo che in questa battaglia, per la prima volta, Yusuke si ritrova a dover uccidere un essere umano e non un demone. Insomma, il contrasto cromatico, quello stilistico e quello narrativo si intrecciano perfettamente all'interno di una cornice volutamente dark, dando vita a personaggi che, come abbiamo visto, incarnano sentimenti veri, da Toguro, che sacrifica tutto se stesso per il successo e per il potere, a Sensui, vittima della sua stessa candida e disillusa purezza d'animo. Sì, forse a prima vista Yu degli Spettri può sembrare una classica storia shonen,
ma in realtà nasconde echi di ossessione, echi di amaro cinismo e di odio, su cui però l'amicizia e la speranza riescono sempre a trionfare, e storie come questa a me fanno sempre un certo effetto. Il video finisce qui ragazzi, io spero lo abbiate trovato interessante, scrivetemi che ne pensate voi qui sotto nei commenti, in descrizione trovate come al solito le fonti, poi mi raccomando statemi bene e noi ci rivediamo, come sempre, ad un prossimo video.